Telespettatori di Tele4, buongiorno, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale che si apre con fatti di cronaca rissa. Questa mattina attorno alle 10.30 in Piazza Libertà, coinvolti 4 stranieri, 2 i feriti, 2 gli aggressori identificati dalla polizia ferroviaria con l'aiuto dei carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di alcuni passanti e del giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti che era proprio sul posto in Piazza Libertà e ha assistito alla scena. La ricostruzione dell'accaduto e l'intervista al collega del Piccolo nel primo servizio del telegiornale. Tra stranieri questa mattina attorno alle 10.30 nella zona di Piazza Libertà all'angolo con via Flavio Gioia. 2 i feriti che hanno avuto bisogno delle cure del 118. Un ragazzo afghano e uno moldavo. Il primo nel tentativo di allontanarsi dalla zona della colluttazione nella quale complessivamente erano coinvolti 3 giovani afghani si è accasciato al suolo sanguinante nei pressi della fermata degli autobus di Viale Miramare con diverse ferite da arma da taglio e contusioni anche alla testa. I soccorsi sono stati allertati da parte di una passante. L'uomo ritrovato a terra è stato preso in cura dai sanitari e trasportato in ospedale, non versa in gravi condizioni. Il secondo ferito è un giovane moldavo che sembra sia intervenuto per sedare la rissa, rimanendone però coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria che hanno identificato i 2 stranieri autori dell'aggressione, i quali sono stati fermati e condotti nel comando di polizia della stazione. Ad assistere ai fatti era presente il giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti che ci racconta così l'accaduto. Davvero per puro caso stavo passando con la bicicletta in Piazza Libertà e vedo una persona sanguinante a terra e piena di tagli, tagli in testa, su tutto il corpo e probabilmente già incosciente. A questo punto con un'altra persona abbiamo, una signora, abbiamo chiamato subito il 118 e già che la polizia di Stato, la polizia ferroviaria si trova proprio in stazione ferroviaria, sono andato a chiamarla fisicamente. In tempo record polizia di Stato e carabinieri hanno trovato gli aggressori e li hanno fermati e portati al posto di polizia della polizia ferroviaria della stazione per l'identificazione. Si è scoperto che c'è un retroscena, cioè c'è stata una sorta di, come scriviamo sul Piccolo, di regolamento di conti, cioè furti, situazioni che succedono all'interno degli silos e poi esplodono ancora una volta in Piazza Libertà. C'è stato un inseguimento, cioè questa persona è stata questo ragazzo afghano che sembrerebbe sia una sorta di cappetto del silos, quindi anche per farvi capire che situazioni ci sono all'interno di quel capannone abbandonato, per poi cappetto di cosa? Si gestiscono posti, tende, soldi, purtroppo c'è anche una situazione di spaccio come sappiamo e tutto questo sulla disperazione di persone che stanno veramente male e cercano accoglienza. E dunque questo sarebbe l'autore, usiamo il condizionale, l'autore di un furto e poi c'è stato il regolamento di conti, l'hanno aggredito con bottigliate in testa, robe che possono anche uccidere una persona, riempito di calci e pugni, tagliato altre zone del corpo, le gambe, una roba allucinante che insomma in pieno giorno tra l'altro, non tra l'altro situazioni che sarebbero comunque gravissime di notte, in pieno giorno davanti alle persone. Restiamo in tema, l'accoglienza diffusa rappresenta il miglior approccio per la gestione dei richiedenti asilo e quanto ha riferito ieri Gianfranco Schiavone a Tele4, presidente di ICS, contrario a quanto invece pensano i vertici delle istituzioni locali. Secondo Schiavone inoltre i recenti trasferimenti dei migranti sono solo uno spot in assenza di un piano sistemico. Con un punto di vista diametralmente opposto a quello manifestato dal sindaco di Piazza e dal presidente della regione Fedriga, il presidente di ICS Gianfranco Schiavone ha voluto rimarcare come il sistema dell'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo presenti a Trieste sia il metodo migliore per garantire dignità e integrazione ai profughi provenienti dalla rotta balcanica. L'accoglienza diffusa è sostanzialmente la volontà di inserire le persone il prima possibile nella società, renderle indipendenti il prima possibile, evitare la ghettizzazione, evitare questa strana situazione che è un po' tipica dei centri di accoglienza su cui nessuno fa o nessuno osserva, ma io voglio richiamare l'attenzione. Nei centri di accoglienza tutto è dentro, per così dire. Il medico è dentro, la mensa è dentro, gli aspetti ricreativi sono dentro, la scuola è dentro, è l'ossessione del dentro. Ma la nostra, che è il contrario della vita normale. Nella vita normale è tutto fuori, noi abbiamo il medico fuori, abbiamo la scuola fuori, abbiamo la palestra fuori, quindi è tutto sbagliato, è tutto sbagliato. Quell'approccio non produce nulla, anzi produce isolamento, ghettizzazione, rabbia, paura, no? È la macchina della paura.
Quindi l'accoglienza diffusa è la normalità della vita quotidiana che spegne la paura e permette alla società di evolvere sostanzialmente. Riguardo la redistribuzione dei richiedenti asilo in altre regioni, secondo Schiavone, quella dei due trasferimenti annunciati dal ministro Piantedosi e poi di fatto eseguiti sono stati soltanto degli spot senza seguiti. Questo, conclude Schiavone, è l'emblema dell'assenza di un piano sistemico. Non sono ripartiti, ci sono stati due spot, diciamo così, questi due spot di 100-120 persone, uno di 100 e uno di 120, e poi al momento non abbiamo altre quote, vedremo in settimana. Quindi non c'è un'evidenza di una vera ripartenza dei trasferimenti? No, non c'è un'evidenza, noi abbiamo bisogno di un piano sistematico, normale, ordinario, di trasferimenti quotidiani, di trasferimenti infrasettimanali, i famosi 100 alla settimana, che no, almeno, no? C'è una quota per il Friuli Venezia Giulia, al momento questa quota non c'è, non è chiara, il ministro infatti non l'ha affatto detto, ha detto faremo i trasferimenti, ma non ha detto il concetto di fondo, cioè rivediamo la programmazione per inserire il Friuli Venezia Giulia in un piano sistematico, non lo ha detto. Apriamo ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale per l'evidenza delle segnalazioni e del traffico di questa domenica mattina. Buongiorno all'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ci dica tutto. Non c'è nessuna particolare criticità per quanto riguarda il traffico al momento, sia su cintura cittadina che extracittadina. Volevo far presente che saremo sulle rive per quanto riguarda i soliti sgombri per l'arrivo della nave. E pomeriggio intorno alle 17 c'è una processione opicina che interesserà la via di Prosecco, la via dei Salici e i limitrofe, fin tanto che non rientrano presso la chiesa potrebbero esserci dei piccoli problemi. Altre cose non avrei da riferire per oggi. Bene, allora una buona giornata e un buon lavoro. Saluti a tutti. Grazie e buona domenica al Corpo Municipale. È morto all'età di 66 anni il dottor Fulvio Zorzut, già direttore della struttura complessa di igiene ed sanità pubblica ed epidemiologia. Si è spento dunque all'età di 66 anni nella sua abitazione di Grado. Abbiamo tracciato un ricordo del medico che in molte occasioni, proprio con Tele4, ha svolto degli interventi, in particolare nel periodo più crudo della pandemia. È morto all'età di 66 anni il dottor Fulvio Zorzut, medico di lunga carriera nell'azienda sanitaria triestina, già direttore della struttura complessa di igiene, sanità pubblica ed epidemiologia. Zorzut è deceduto nella sua abitazione di Grado nella giornata di giovedì. Il professionista era in pensione dal 2019, ma non per questo aveva abbandonato il suo interessamento verso il settore. Durante la pandemia sono stati numerosi gli interventi che Zorzut ha svolto con Tele4 per fare il punto della situazione del momento, sfatare i falsi miti, spiegare con parole semplici ma dense di una profonda conoscenza della materia ciò che in quel periodo si stava cercando di affrontare. Sinceramente all'inizio della primavera avrei sperato di poter dire cose differenti rispetto a quelle che dirò, che comunque sono improntate all'ottimismo, però certamente il quesito in questo momento è stiamo assistendo a un rimbalzo della quarta ondata oppure è iniziata la quinta ondata. Zorzut era medico e persona molto stimata e apprezzata sia nell'ambiente di lavoro che nei contesti nel quale era coinvolto, come il Rotary Club Trieste Nord e lo Yacht Club Adriaco. Persona estremamente educata, con modi gentili e pacati, il medico si è distinto per un profondo senso di altruismo, attento ai temi della disabilità e delle fragilità sociali. Durante la pandemia il suo approccio è stato sempre serio, non allarmistico ma allo stesso tempo cauto, con l'intento di trasmettere a chi lo ascoltava l'importanza del momento, basandosi su dati scientifici, statistiche e una lettura e conoscenza della materia molto professionale. Se Wuhan, il virus iniziale, aveva una capacità di 2-3, BA5 per capirsi arriva a 20, ha in pratica la capacità di infezione del virus del morbillo. Non c'è un analogo sviluppo clinico grave.
Questa sera alle 21 Tele4 trasmetterà la finale di Miss Trieste che ha avuto luogo nella serata di venerdì al Caffè degli Specchi, una puntata, quella di questa sera in differita, che dunque ripercorre le circa 2 ore di manifestazione con la sfilata di tutte le candidate Miss a ricoprire il ruolo di reginetta triestina e quindi la possibilità di vedere proprio la sfilata con quel pubblico numeroso e partecipe che ha fatto da cornice alla serata di venerdì sera. In prima fila nella giuria, oltre alla giuria, anche il sindaco di piazza che ha poi incoronato la vincitrice. Come detto, Tele4 questa sera vi farà ripercorrere l'evento che ha avuto luogo venerdì sera in Piazza Unità al Caffè degli Specchi. Appuntamento dunque alle 21. Andiamo ora alla pagina meteo per concludere questa edizione del telegiornale. Sull'Europa continua a stazionare un vasto e forte fronte anticiclonico centrato sulle Alpi con aria decisamente calda e secca in quota. Mercoledì giungerà una saccatura atlantica, per oggi domenica 10 cielo sereno con temperature massime in pianura decisamente alte per la stagione, anche in quota temperature ben oltre la norma del periodo. Venti a regime di brezza con un po' di borino di primo mattino a Trieste, temperature minime fra i 19 e i 22 gradi, massime 27 e 29 gradi centigradi. Per domani, lunedì 11 settembre, cielo sereno, in pianura nel pomeriggio farà caldo per la stagione, anche in quota temperature ben oltre la norma del periodo. Venti a regime di brezza, per domani minime fra i 20 e i 23 gradi centigradi, massime 27-29 gradi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, l'informazione ritornerà alle 19.30, più tardi.